In tempi di crisi la gente fa solo due cose, mangia e muore. Quindi se vuole fare i soldi, o cucina, però qualcosa di nuovo, oppure apre le pompe funebri, che le devo dire? Lei mi conferma che a Pietrafrisca un'agenzia di pompe funebri non c'è. Domani è il giorno della svolta. Se tre vecchietti schiattano, io li soldi. Io il mio l'ho fatto. Non tocca a voi. Voi la fate la crematura? La cremazione? No, non la facciamo, non c'è spazio. Poi ci vuole un forno adatto. Io ho quello a microonde, non si può fare. Qui è solo questione di giorni. Sono tutti ultra novantenni, capirai? Qui una folata di vento e se li porta via come niente. Stanno con un piede nella fossa. Domani compio 100 anni. Alla salute. Che sai se c'è un vecchietto che ha bisogno di una badante? Guarda che qui caschi male. Dai, li ho visti, sono tutti vecchi che stanno per morire. È più facile che muori tu nell'attesa. Non muoiono, no. Dargli una mano, in che senso? Mi manca l'aria. Pure il pane, per il diabete è una mano santa. 10? Ma mi sto a farlo grazie a Borgia. Quando io muoio, vengo al negozio tuo. Vieni! Allora, bella la vita, eh? Prova a dire ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Non è difficile, no?